ma no, non mi capisci, lavandino. Lavandino, lavandino, lavandino. Ma no, no, non canarino. Sì, ora che mi ci fai pensare, puzza. Puzza. Senti, vorrei farti capire che è otturato. Già, appunto, fra poco mi arrivano in casa 50 invitati. Hai mai tentato di trovare uno stagnaio a Londra di domenica? Ne ho chiamate a dozzine, ma sono tutti andati al cinema oppure sono andati a spasso. Se vogliamo che i lavandini funzionino come si deve in questo paese, gli stagnini dovranno metterci più patriottismo. Beh, non ho ancora perso l'ultima speranza. Uno mi ha fatto una mezza promessa, ma si tratta di un'ora fa, quindi ti puoi figurare. Ma che idea, non potrò mica telefonare a 50 invitati. Non vorrai che telefoni alla baronessina Betty Cream per dirle che il mio lavandino è otturato. Scusa un momento. Sono salvo, mio caro, è arrivato lo stagnaio. Ciao. Avanti, avanti. Oh, scusa. Pronto? Sì? Sì, è arrivato in questo momento. Buongiorno. La vostra visita mi riempie di felicità, da questa parte. Mi rincresce di guastarvi la domenica, ma si tratta di bere o annegare. Guardate voi in che stato è. Vuotando il lavandino salvate il mio destino. Poeta, eh? Ecco, ecco qua. Come puzza, vero? È proprio disgustoso. Sì, ma è molto interessante. Molto. Come? Non c'è cosa più interessante di un lavandino guasto. Non vi seguo. Un semplice, ordinario, comunissimo lavandino. Eppure un simbolo della delusione umana. Glielo dico io, che me ne intendo moltissimo. Già, è naturale, ne sono certo, ma non abbiamo tempo, sapete, aspetto gente. Che dovrebbe arrivare proprio ora. Ecco. E vuol far riparare il guasto. Ecco. Allora ci vuole uno stagnino. Ecco. Ma io credevo che lei... Oh no, no, purtroppo. Temo che qui ci sia stato un equivoco. Sa... Io sono venuto a trovare un vecchio amico mio, il professor Lee. Il professor Lee? Oh, ma è in Scozia, sono io qui in subaffitto. Sono in un bel guaio. A chi lo dice? Sono in un guaio anch'io. E adesso cosa faccio? Sono le 4:30. Io dovevo vedere il professor Lee. Aspetta, perché... 50 persone, tra cui la baronessina Betty Crane, e quella ci tiene molto. Lei è l'uomo più egoista che io conosca. Come? Non mi ha ancora conosciuto e già non la interesso più. Perché non mi chiede perché devo vedere il professor Lee? Lei non pensa che alla baronessina Betty Cream? Perché non mi chiede della mia padrona di casa? Se è di cuore, se insiste per l'affitto, lo sa, lei se ne preoccupa? No! Avesse almeno detto, accidenti a Betty Cream, mio caro. Che cosa posso fare per lei? E che posso fare? Oh, grazie a Dio. M'ero sbagliato. Mi chiamo Adam Bilinski. Ilario Ems. Sono stanco, caro Ems. Oh, peccato che lì non sia qui. Lei lo conosce? Non molto bene, oh. No. Un uomo fantastico. Mi avrebbe detto, c'è qualcosa che non va, Bilinski? E io naturalmente avrei detto, no, no, niente. Ma egli non mi avrebbe creduto. Avrebbe insistito per farmi fare un pisolino. Insistito, capisce? No, avevo un modo irresistibile di obbligarti ad accettare 20 sterline. Dava l'impressione di fargli un piacere. Un uomo in gamba. Evidentemente. Io in verità non ho l'abitudine di obbligare le persone a fare le cose, ma se posso esserle utile... Mio caro Ems, lei è un angelo. Per carità, faccia pure il pisolino. Oh, mi scusi, signor Bilinski, deve essere lo stagnaio. Buongiorno. Buongiorno. Beh, vogliamo darci una botta? Non capisco. Sono la nipote di zio Aldo, del signor Porrit, cioè. Mi rincresce, deve esserci uno sbaglio. Uno sbaglio? Non è... Certo che è il signor Ems, si sente lontano un miglio. È lei che ha telefonato. Mi balena l'idea che abbia a che fare col lavandino. Ah, ricordo Porrit lo stagnino. Sì, certo, certo, s'accomodi pure. E lui dov'è? Al cimitero è andato a trovare la zia. Come? Ne avrà fino a questa sera. Ma quando lei mi ha detto dei suoi guai mi è parso così impicciato... che ho pensato di darle una mano io. Ma lei fa la stagnaia, allora? Oh, no. Ma vivo sempre fra tubi e scariche e rubinetti da quando sto insieme a zio Aldo. E ho guardato bene come lavora. È un buon stagnaio, ma per me è troppo conservatore. Conservatore? Benché voti per i laboristi, ma se si tratta di tubi va troppo per le lunghe. Tira e molla. Gira una vite, stringe di qua, allarga di là. Mentre con una bella botta si potrebbe aggiustare tutto. Già, in casa potremmo andare in barca. Ha mali estremi, estremi rimedi. E quando non si ha tempo conviene tentare. Allora, vogliamo darci una botta?
Oh no, neanche per sogno. Mio caro Hans, ma dov'è il suo amore per l'imprevisto? Dov'è il suo senso d'avventura? Lei è quel tipo d'uomo che si infila i calzoni prima di rispondere al telefono? E se anche dovesse andar male, ammetta pure che si allaghi tutta la casa e non ci sia ricevimento. Risparmia i liquori. Che male c'è? E se invece poi le riesce signore, di... Signore, mi faccia provare. Sicuro, ha ragione, sì, facciamolo. Venga qua. Vuotando il lavandino salvate il mio destino. Eccolo qua. Sono nelle sue mani. Mamma mia! Che guaio grosso! È peggio di quello che credevo. Non mi aspettavo che fosse così bello. Le sono tanto grata, signor Ames. Oh, le pare. Con tanta gente che deve arrivare, sì, sa... Sì, lo so, ma non credo che potrò restare. Vedremo. Non è vestita da stagnaio, ma donna lo è. Allora, avanti. Il tè a Ritz? Io sì, sabato scorso. Stavo a letto succhiando un'arancia per tonificare il sistema. E a un tratto mi sono detta: Clooney Brown, tu hai una sterlina nella calza. Perché non prendi un tè a Ritz? Fu così. È così che mi vengono le idee. Era buono il tè? Oh, non era per il tè. Ma a sentirli dire: di qua, signorina. Prego, signorina. Pasta, signorina. E poi porgermi la sedia. Non si sarebbe detto che ero fuori posto. È molto interessante. Non mi sembra che abbia pregiudizi lei, ma cerchi di spiegarsi. Perché ha pensato d'essere fuori posto? Oh, non l'ho mica pensato io. È zio Aldo. Sta sempre a dirmi: Clooney Brown non conosce il tuo posto. Stai al tuo posto. Clooney Brown impara a stare a posto. Sentite, non è questo il momento di far conversazione. E per zio Aldo qual è il suo posto? Non l'ha detto. Perché non lo sa? Ehi, sono le 5:50. Nessuno può dirle qual è il suo posto. Dov'è il mio posto? Dov'è il posto degli altri? Le dico io dov'è. Dove lei è felice, lì è il suo posto. E la felicità non è l'adattamento individuale alle circostanze. Lei è il solo giudice. Al parco, vede, c'è della gente che dà le rape ai conigli. Ma se lei è più felice dando i conigli alle rape, perché dirle no, le rape ai conigli? Le rincresce e ricominciare da capo. Al parco, vede... Sentite, vi prego! Che giornata meravigliosa è questa per me. Il mio primo lavandino, il mio primo cocktail, un martini con un'oliva. Grazie, è stato così gentile. Un altro po'. Non è troppo, ma che troppo. Oh sì, grazie. Mi sento felice. Non lo so descrivere e mi sento cinguettante. Cinguettante? Ma io non mi sono mai sentito così. Non le capiterà mai, mio caro. Lei non ha una natura cinguettante. Come buffo. Ora mi sento tutta differente. So che cos'è, lo so. Lo sento arrivare. Quel senso di gatto d'angora. Miau. Miau. Che è un senso di gatto d'angora? Mi dispiace, ma si è fatto tardi. Non è mai tardi per un gatto. Si sta a letto a leggere i meravigliosi itinerari turistici del giornale e si vorrebbe viaggiare. Ma chissà se sarà mai possibile. E tutto a un tratto si è un gatto.
e ci si arrampica su e si salta dalla finestra nella nebbia e poi la nebbia svanisce e non è più Londra, è Baghdad e poi andrò al Cairo. Ah, è meraviglioso essere un gatto e leggere il giornale. Senta, mi faccia il piacere. Santo cielo, stanno arrivando, la prego. Sì, io sono... Oh, mi sento così felice, così libera. Clooney Brown, che cosa stai facendo qui? Signor Aldo. Che cosa significa? Che cosa fai su quel divano? Stavo cercando di riparare un danno. Clooney Brown, hai fatto qualche cosa che vuoi nascondermi? Credo di no. Fortuna che ti eri segnato l'indirizzo o ti avrei cacciata di casa. Le assicuro, zio Aldo. Mi chiamo Porritt, signor Porritt. I cuori, eh? Far bere così una ragazzina è il colmo. Io ho una voglia di... Permetta che le presenti il signor Ames, il padron di casa. Non desidero conoscere di questa gente. Oh, zio Aldo, ma questi signori sono stati così gentili con me. E ricominci da capo ad approfittartene. Non conosci il tuo posto. Vestiti su. Tu non saprai mai qual è il tuo posto. Zio Aldo, qual è il mio posto? Qual è il posto degli altri? Qual è il tuo posto? Se vuoi dar rape ai conigli, perché dovrei dire davvero? Ora basta. Tu andrai a servizio, capito? Sarai una domestica in una casa per bene. Su, andiamo. Oh, ma non ho ancora saldato il conto. Va bene così? Non potete comperarmi con una lurida sterlina. Avanti, Clooney Brown. Grazie, signori, di tutto. Un suddito britannico chiama lurido il simbolo dell'impero. Permette? Lurido? Io dissento energicamente. Ames, se il popolo comincia a buttar via le sterline, è bene che noi ci svegliamo. Direi. Perhaps you wonder who I am, or maybe you don't care. But I spend a great part of my time on the fringes of Mayfair. I never ask parties, but I go to them just the same. Perché la gente dà i ricevimenti? Perché c'è gente che dà i ricevimenti. E perché ne dà? Perché c'è gente che ci va. È un circolo vizioso, come il moto perpetua. Deprimente. Gente che si diverte mentre l'Europa è in pericolo. Hitler è a Vienna e a Praga e la gente non se ne preoccupa affatto. Come sono stufa di Hitler, di politica. Vabbè, ti mi sorprendi. Parli come una ragazza superficiale che non pensa che ha la sua linea. Ti piaceva quando non c'era Hitler fra noi? Ma mi piace ancora. Intensamente, Betty. Ma devi pensare che siamo sull'orlo di una guerra. Ebbene, trova un rimedio invece di parlarne. Ho scritto una lettera al giornale. Allora possiamo stare tranquilli. Si diverte, signorina? Molto, grazie. Miss Green, sa, quando l'ho vista ho detto ad Alcide, ma quella è Betty Green. Poi ho detto, no, non può essere Betty Green. Ma dopotutto non c'è che una Betty Green, non è vero? Le fanno tutti una corte asfissiante e lei è diventata insopportabile. Che ragazza maleducata. È fredda, vanitosa e vuota. Due martini, prego, signore. Le hai chiesto ancora di sposarti? Sì, ieri l'altro. Cosa t'ha detto? Ha detto no, al solito. Oh, non riflette mai, non ha proprio cervello. Se mi rifiutassi una volta non potrei mai ritentare. Non credo che si sposerà mai. Forse non vuole sposarsi. E che cos'altro può fare? Che cosa ne sarà di lei? Non ha talento? Ma è bella. La bellezza non serve a molto. Ma aiuta. Forse. Ti assicuro mi fa pena quella ragazza. Quella continuerà a divertirsi finché diventerà una di quelle vecchie zitelle con la casa piena di gatti. Che peccato. Ma io ormai ho deciso. La chiedo ancora una o due volte... E poi me ne lavo le mani. Salute. Salute. Ce n'è tanti qui. Ma questo è nel letto. Venite a vedere.
sai? È Bilinski. Che è Adam Bilinski? Sì, Adam Bilinski. È un gangster? Non farla sciocca, è un boemo. È una personalità, è famoso. Perché famoso? È uno scrittore, è un professore di Praga. Gran nemico di Hitler. I nazisti gli danno la caccia. Forse sono già sulle sue tracce, ma come sarà arrivato a Londra? Segretamente, certo. Che uomo. E tale quale i suoi ritratti. Meglio anzi. Nobile. Più nobile. Più sereno. È russa. Che c'entra questo? È un gran liberale, per quello russo anch'io. Anch'io russo. E io no, e sono liberale quanto voi due. Buonasera. Salve. Noi sappiamo chi è. Si può fidare. Sono Andrea Carmel. Giovanni Frue. Piacere. Elisabetta Krim. Lo so. Lei è baronessina e ci tiene molto. Non vorremmo essere indiscreti, ma lei è nei guai, è vero, professore? Già, a dire il vero, se non accade un miracolo, sono un uomo senza tetto. Oh, quella tigre, quell'essere inumano, Hitler. Ma forse non mi sono spiegato bene. Perfettamente, ma basta con le parole. Ora dobbiamo agire. Sì, che cosa si può fare? Momento. Le vostre idee sono piuttosto confuse. Oh, sì, lo sappiamo. Ma c'è un tale caos ovunque. E siamo felici che ci sia lei. Ci guidi lei, professore. Avrei un'idea. Perché non ce la squagliamo tutti? Un passo sul giusto sentiero. Va bene. Ma dobbiamo trovare un posto sicuro. Del professore siamo responsabili noi. Senz'altro. Ha delle proposte da fare? Beh, io direi che il Ritz è un buon posto sicuro. Benissimo. Andiamo? Che fegato per un uomo nella sua posizione mostrarsi al Ritz. Allora, grazie per la bella serata. Grazie a lei, è stato un onore. Venga al tè da me con Andrea e Frue un giorno. Grazie mille, signorina. Grazie a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Professore. Professore, è sicuro qui? Si fida della gente in questa casa? Senta, chi abita qui? Chi ci abita? Chi deve abitarci? Professore, io mi scusi se ne riparlo, ma visto che lei ci onora della sua fiducia... Poiché ci onora? Professore, a noi sembra che le 20 sterline che ha così graziosamente accettato non siano sufficienti. Tutt'altro. Non vorrebbe ripensarci. Accettarne 50, staremo più tranquilli. Oh, molto di più. Cari amici, non è il caso. Mi occorrevano 20 sterline e voi avete avuto la bontà di prestarmele. Ecco tutto. Oh, le sembreremo scortesi, ma 50 sarebbero... Francamente, non osiamo offrirle di meno. Non aggiungete una parola. È inutile. Ci rendiamo perfettamente conto. Perfettamente. Ad ogni modo, se venisse il giorno in cui avessi bisogno di altre 30 sterline, voi me le darete, nessun altro. È una promessa. Parola d'onore. Oh, noi la apprezziamo molto. Buonanotte. Buonanotte. Great man. Really a great man. Lon, you won't have me tomorrow. No, I won't. Uncle Lon, who's going to mend your socks? Sister Addie. Mi risponderà al telefono. Risponderò io se ci sono e lo lascerò suonare se sono fuori. Tutto è già sistemato. Con chi ti sfogherai se avrai preoccupazioni? Me le terrò sullo stomaco. Ah, ma tu scopi, zio Aldo. Abituato come sei a sfogarti. No, zio Aldo, perché me ne devo andare? Per meglio. Sei fortunata. Inesperta come sei, ti prendono per cameriera in una bella casa in campagna. Se non mi piace, posso tornare. Ma ti deve piacere. E se lo detesto? Ma non lo devi detestare, Clooney Brown. E se non mi danno abbastanza da mangiare? Te lo daranno. Ma se mi danno gli avanzi e mi fanno morire di fame da ridurmi uno scheletro... Allora posso tornare, zio Aldo? Levatelo dalla testa. Ma se mi picchieranno? Ma no. Ma se poi lo fanno? Allora mi scrivi. Ma solo se lo fanno. Vieni.
Aldo, sei tanto caro a darmi questo. Mi farà ricordare la casa. Ti penserò tanto spesso. Tu pensa solamente al lavoro. Ora sii brava e fai presto. Zio Aldo. Eh? Sai perché le ragazze se ne vanno da casa? Se ne vanno perché quasi sempre le cacciano via. Tutto a posto, Alberto? Sì, signore. Bene. Per un pacco, è la prima volta che Roddy sta buono in treno. Grazie a lei. Di solito è una peste. Oh, è un tesoro. È stata molto buona ad occuparsene. Ma sono io che la ringrazio. Mi ha tenuto compagnia. Mi piacciono tanto i cani. Sono degli animali così affettuosi. Addio, Roddy, sei stato molto caro, sai? Per bacco, non lo vuol lasciare. Beh, non so dargli torto. Sarei contenta di poterlo rivedere qualche volta. E perché no? Sarei contento anch'io. Sono un buon bestione anch'io, sa. Oh, grazie, che bellezza. Hai sentito, Roddy? Ci rivedremo ancora. A proposito, dove va lei? Al castello di Lord Carmel. Per bacco, lì devi andare. Sono miei vicini. Enrico ed Elisa sono vecchi amici. Non vedo l'automobile di Enrico, però. Le do un passaggio, signorina. Clooney Brown. Ah, già, già. Alberto, la valigia della signorina. Non vorrei causare disturbo. Ma niente, è un piacere. Sono il colonnello Def Graham. È meraviglioso come un cane può far fare amicizia, no? Porbacco, già, già. È vero. Non ci avevo pensato. Come si può calmare il vecchio Puffy? Perché non gli parli del giardino? I fiori sono così belli. Oh, Andrea, caro. Ciao, mamma. Papà. Ciao. Vi prego di scusarmi se arrivo all'improvviso, ma è molto importante. Per questo sono venuto invece di telefonare. Ho invitato un amico. Non è il caso di agitarsi. Naturalmente un tuo amico è il benvenuto qui. Lo so, mamma, ma è un caso speciale. Vorrei accompagnarlo io stesso, ma devo tornare a Londra. Sicché arriverà da solo. Va bene. Vuoi dire che ci mandi qui questo tipo e tu... Mi rendo conto, papà, ma vi ho detto che è un caso speciale. È in pericolo e non lo sa, ma deve andarsene da Londra al più presto. Santo cielo, che cosa mai ha fatto? Che cosa non ha fatto? Lotta per un mondo migliore. E perché? Come perché? Ma tu dimentichi i nazisti. Ah, già, gente tedesca, ne vorrei vedere uno. Mandalo qua se lo trovi. Papà, non è un nazista. Combatte i nazisti, è un boemo. I nazisti anzi lo cercano. Oh, papà, sei seduto su un vulcano. Corazzate e carri armati non ti salveranno. Ma capite che l'Inghilterra non sarà salva se non produciamo dei bilischi. E che diavolo sono i bilischi? Che diavolo sono i bilischi? Oh, il colmo. Che sono i bilischi? Tu non ti agitare, Andrea. Se l'Inghilterra deve produrre dei bilischi, produrremo dei bilischi. La Gran Bretagna fabbrica tutto. Su, prendi il tè, caro. Mamma. Mamma, bilischi è il nome di quest'uomo. Professor Adam Bilischi. Oh, sì? Ma certo, saremo lieti di riceverlo con ogni riguardo. Mamma, mamma, qui non si tratta di riceverlo bene. Si tratta di vita o di morte. Non so quanto tempo si tratterà qui, per una settimana, per un anno o per sempre. Come per sempre? Uno sconosciuto. Non ti pare che esageri un po'? Ma pensa che ha perduto tutto e ora è senza un soldo. Vuoi dire che è al verde? Oh, non puoi dire che un uomo è al verde perché non ha denari. Mamma, sono certo che capisci, sono convinto che sarai gentile con lui. Certo, caro. Vogliamo prendere il tè? Mi rincresce, devo scappare, devo tornare a Londra immediatamente. Ma sei arrivato ora? Non scapperei così se non fosse una cosa urgente. Grazie mille, mamma. Andrea, non è per Betty Cream, vero? No, no. Ricordi la tua promessa, mamma. Ritorno appena ho un minuto di tempo. Arrivederci. Ciao, papà. Ciao. Non mi rincrescerebbe affatto se fosse Betty. Brava ragazza, perché non la sposa? Così non ci penserebbe più. Buongiorno, colonnello. Come va, sire? Prego. Il colonnello Dev Graham, milady.
Elisa, cara, come va? Carlo, che piacere! Enrico, mio caro, per bacco stai benone! Bravo, Carlo! Guardate chi vi porto, Roddy non le toglieva le zampe di dosso, Miss Brown? E non so dargli torto. Come sta, Miss Brown? Fortunata. Bene, bene, sono contento. Abbiamo incontrato il nuovo vicario, come se la cava? Bene, benissimo. Buon cavallerizzo. A proposito, ho giusto tempo per una cavalcatina prima di cena. Non rimane a te. No, grazie Elisa, bisogna che scappi. Non vedo l'ora di fare una bella galoppata. E lei, signorina, non si faccia desiderare, io l'aspetto senz'altro. Dovrete cedermelo un po', sapete, a me e a Roddy, eh? Arrivederci. Grazie di tutto. Non c'è di che. Arrivederci. Vuole accomodarsi, signorina? Posso? Ma certo. Prego. Prenda il tè. Sono veramente gentili. Latte o limone, signorina? Grazie, come vuole lei. Allora facciamo limone. Di solito io prendo latte, ma mi dia limone. Allora latte, senz'altro. Zucchero? Oh, non si disturbi. Senza complimenti. Beh, se non le rincresce, 4 pezzi. Assaggi un dolce. Oh, grazie. Grazie. Davvero? Non pensavo che sarebbe stato così. Sono stati così gentili. Ed è così bello qui. Non ho mai visto tanti bei fiori in vita mia. Sembra il giardino pubblico. Hai sentito? Elisa ci lavora dalla mattina alla sera. È il suo regno. Un giorno mi piacerebbe di aiutarla. Ma certo, cara. Sono contenta che le piacciono i fiori. Loro sono meglio di come credessi. Anzi, li immaginavo molto antipatici. E credevo che avrei sofferto la fame. Invece eccomi qua con tè, latte, zucchero e paste. Me ne dà un'altra? Santo cielo, ma tutte? Oh, non ho tanta fame. Ma grazie lo stesso. Non vi pentirete di tenermi qui. Farò di tutto per farvi piacere, lo prometto. Con me farete economia. Faccio anche la stagnaia. La stagnaia? Non avevo mai sentito di una donna stagnaia. Come vorrei che ci fosse un tubo guasto. Vedreste. Ma le ragazze oggi si occupano anche di idraulica. È divertente. E poi è tanto utile al giorno d'oggi. Perbacco, quando ero giovane io non se ne parlava nemmeno. Infatti non c'erano questi problemi. Senta, Miss Brown. Signora, mi dia pure del tuo. Senta, lei conoscerà il colonnello Duff Graham da molto tempo, no? Oh, no. Ci siamo conosciuti in treno. Ma mi sembra di conoscerlo da tanto. Sto per avere un piccolo. Per avere cosa? Un cucciolo dal colonnello. Ah, beh. Ha detto che è la prima volta che dà via un figlio di Roddy. Ha qualcosa in contrario? Le prometto che non mi distrarrà dal lavoro. Il lavoro? Sì, il lavoro. Io sono Clooney Brown. Mi manda Miss Bosgett. Non mi aspettavate? Sono la cameriera. Oh, lei è la cameriera. Oh, capisco. Loro credevano che fosse un'altra, vero? Scusino. Ho fatto qualche guaio? Oh, no, no, no. Semmai lo abbiamo fatto noi, il guaio. No, niente di male. Siamo contenti che lei sia qui. E speriamo che ci stia bene e per lungo tempo. Grazie. Sire. Questa è Clooney Brown, la nuova cameriera. Si sieda, cara, e finisca il suo tè. Si sieda. E quando ha finito, Sired l'accompagnerà dalla signora Maley, la governante. Bene, mi vedi. Allora, Elisa, vado a finire quella lettera.
quanto sono cari, vero? Ho finito. Seguitemi, Brown. Brown? Tutti mi chiamano Clooney. Vi chiameranno Brown qui. Può darsi che abbia sbagliato treno, signora Maylie. O forse sarà scappata con un bel giovanotto. Basta così, Beller. Non sarebbe la prima volta che succedono di queste cose. Questo è Brown, signora Maylie. La signora Maylie. Dove siete stata? Ha preso il tè col Sir Henry e la contessa. Come? Sembra ecco, che... la colpa non è stata il mia. Il signor Sirot mi darà poi le informazioni necessarie, se crede. Con piacere, signora Maylie. Grazie, signor Sirot. La prego. E ora toglietevi il cappello. Dovreste pettinarvi in un altro modo. Devo andare, signora Maylie? Al contrario, apprezzerei il suo parere in materia. Mi permetterà di dirle che sono d'accordo con lei, signora Maylie? Ne ero sicura. Il vostro aspetto è parte del lavoro. Precisamente. Non siete mai stata a servizio? No. Beh, cominceremo dal principio. Direte signora a me e signora al signor Sire. E alla contessa devo dire milady. Probabilmente non vedrete mai la contessa, è a Sir Harry. Ma se per caso doveste trovarvi nella stessa stanza, voi non ci sarete. Vedrete e non vedrete, udrete e non udrete. E se la contessa dovesse parlarvi, ma ne dubito molto, ma se lo facesse, direte sì, milady, o no, milady, secondo le circostanze. Ad ogni modo vi riuscirà assai più facile quando sarete in uniforme. Non avrei detto meglio neanche io stesso, signora May. Grazie. E ora, Brown, Beller vi condurrà nella vostra stanza. Ma prima di andare, se non mi fossi spiegata bene... Oh no, si è spiegata bene. Ho capito benissimo. Per esempio, se ho voglia... Com'è che disse il signore? Oh sì. Se ho voglia di dar coniglia alle rampe, questo non è il posto adatto. Il professore discenderà a momenti. Dite un po', Sire, com'era il nome di quel tale? È difficile ricordarsi. Tanti forestieri hanno nomi stranieri, non è vero? Permette un suggerimento, signore? Avanti. C'è una pelliccia Kolinsky. Ah, Kolinsky, Kolinsky, sì. E ora sostituisca il B al Co e Kolinsky diventa Bilinsky. Ed eccole il nome. Ah, ora lo ricordo. Come si chiama quella pelliccia? Il professor Bilinsky. Oh, professore, che piacere vederla. Molto gentile, Lady Carmel. Come sta, Sir Henry? Buonasera. Prenda un vermut con noi. Professore, saremo felici di averla per quanto vorrà restare. Oh, veramente assai gentile. Ma io non oso accettare finché non mi conoscono meglio. Andrea ci ha raccontato tutto. Già, quella storia dei nazisti. Potete star tranquillo qui finché c'è il policeman Perkins. È molto difficile fargliela a Perkins. Oh, ma io, Sir Henry, ho cieca fiducia nel policeman Perkins. Ma i nazisti sono un po' troppi per un Perkins solo. Sì, ma quello che mi preoccupa in questo momento è che non ho lo smoking. Il pranzo è servito, milady. Sarei, non ho il coraggio di starle di fronte in giacca a righe per tutta una sera. Va bene, anch'io una volta cenai senza lo smoking. A Marsiglia. Lo feci per non scandalizzare gli indigeni. Vogliamo andare? Andrea le presterà uno smoking, professore. Ne ha due. Stasera non importa. Ma se lei volesse, se... Oh, non che sia importante, veramente. Ma mio marito ha piacere che io mi cambi per la cena. Ma se lei non lo facesse, lui non lo potrebbe. E se lui non lo potesse, io non lo farei. Con che semplice grazia lei si esprime. Posso parlare? Oh, prego. Dica pure, Bilinsky. Trono glorioso ai re, isola bella, incantata, terrestre paradiso. Terra di gente cara, cara terra, beato luogo, dolce suolo mio. Regno immortale, nobile e benedetta Inghilterra. A Shakespeare.
Con quale forza si è espresso? Gli viene proprio naturale. Ci vuole sentimento, non forza. Il sentimento non è che debolezza. Mio padre mi ha mandato in giro per il mondo per conoscere la vita. E io ho fatto dello sport in tutti i paesi del mondo, ma non mi è mai servito il sentimento. Lo sport è la sua passione. Mio marito amava anche molto viaggiare. Oh, sai bene che non è vero, tesoro. Andai a Pietroburgo e vidi lo zar. Andai a Costantinopoli e vidi il sultano. Poi tornai a casa, guardai bene il primo poliziotto che vidi a Londra e ringraziai il cielo. Se un uomo ha una patria, ci rimanga. Io per natura sono cosmopolita. Se non si lascia mai il proprio paese, si perde il senso della prospettiva. A me, per esempio, piacerebbe passare alcuni mesi all'estero. Come? Oh, prenda quel pezzo, signore. Questo qui a destra, più magro. Cosa? Non ha tanto grasso. È più cotto e più grande. Non se ne pentirà. Dai conigli! Andate via, via! Sono mortificato, milady. Ne ho udito, che impertinenza! Una cameriera a insegnarmi quello che devo mangiare! Verrà licenziata subito, signore. Oh, un momento, Sir Harry. Lei ha preso il pezzo che le ha imposto. Sa dirmi perché? Perché nell'altro pezzo c'era troppo grasso. E questo è più cotto, più magro, più grande. Ed era più buono. Ma santo Dio, questo non si fa. Ma è un peccato. Si doveva fare da tempo. Si rende conto che per generazioni i nobili di Carmel hanno forse mangiato il pezzo col grasso? Il suo è un punto di vista molto interessante. E poi è così difficile che i domestici vengano in campagna al giorno d'oggi. Ma non c'era bisogno di far cadere tutto e insultare il mio amico. Che cos'è che le ha detto? Ricordo molto bene, signore. Ha detto, se posso permettermi di ripeterlo, rape ai conigli. Ma non ha senso. No, non ne ha. Doveva dire invece conigli alle rape. Ma io sono di idee larghe. E se qualcuno mi dice rape ai conigli, io l'accetto. Può darsi che me lo dica lei stesso il giorno che mi conoscerà meglio. E magari solo rapa, senza i conigli. Ah, io non la seguo più, Belinsky. Se mi permette, milady, più presto la si licenzia e meglio sarà. Oh, vi prego, Monsieur Sire. So bene che nel regno della cucina lo scettro del potere è in vostra mano e so che quella giovane donna ha urtato la vostra sensibilità di tutore delle sacre tradizioni inglesi. Ma permettetemi di ricordarvi qualcuno che come voi amava tutto quanto è inglese. Non cede a forza la misericordia, come pioggia gentil cade dal cielo. A Shakespeare. I've never seen my husband so stimulated. Well, he's a very stimulating man himself. Yes, he is. I hope you'll be comfortable. Sir, it will valet you. Dear Lady Carmel, I have so little to offer a valet. But would you mind letting Sir it? So as not to hurt his feelings. Very well. I have two suits, this and Andrew's dinner jacket. They're both at Sir's disposal. Thank you. I hope you sleep well, Professor. Oh, by the way, there's a nightingale under your window. Oh, you should not have gone to so much trouble. Good night, Professor. Good night, Lady Carmel. Dear Uncle Arn, I served my first dinner tonight. Oh, Uncle Arn. Oh,
Buonasera, Cluny. Oh, Cluny, mi dispiace, mia. Come sta, signor Bilinski? Ma santo cielo, come mai sei qui? Proprio qui sei capitato. Dimmi che è successo. È stato zio Aldo. Ricordalo, zio, non è vero? Sì. Oh, ma tanto che serve. Eccomi qui in uniforme. Oh, signor Bilinski. No, no, Cluny. Guarda me, sono qui anch'io. E non ho nemmeno uno zio. E dopo tutto, tu almeno sei una cameriera. Io non sono che un ospite. E dovrò portare un uniforme anch'io, uno smoking. Ma io non voglio finire da cameriera. Far cadere i vassoi, ficcare ogni sera borse d'acqua calda nei letti freddi e uscire il mercoledì pomeriggio quando il cinema del paese si apre solo di sera. E io allora, Cluny, sono un cittadino. Amo le folle, il traffico, le luci, il fumo nei locali. E che cosa ho? Uno scocciatore d'usignuolo che mi sveglia avanti giorno. Oh, fa tanto bene parlare con un altro spostato. Sì, Cluny, parlami quando ne hai voglia. Aprimi il tuo cuore. Grazie. Oh, signor Bilinski. Mi perdoni, signor Bilinski. Non so che cosa mi abbia preso. Lei non è mica il mio tipo, sa? Mi creda, non lo è. Ne sono convinto. Capisco perfettamente. Tu sei stata felice di trovare un amico, e così anch'io. Continueremo ad essere amici. Neanche tu sei il mio tipo, non sarà difficile. Eh già. Noi siamo come su un'isola deserta, aspettando la nave che ci salvi. È vero, Cluny, ma tu sai com'è su un'isola deserta? Si aspetta, e poi non si aspetta più. Cluny Brown, ammettiamolo, siamo in pericolo. Oggi siamo indifferenti, ma col passare del tempo potremmo finire con l'accontentarci. Se restassimo qui soli a lungo, chi lo sa? Tu potresti trovarmi passabile e io potrei trovarti la donna più bella fra quante ne conosco. Non ne conosco molte, ma ad ogni modo. Oh, no, no, dobbiamo fare attenzione, signor Bilinski. Lei non deve essere vittima di questa situazione. E in quanto a me, se farò mai la sentimentale, non esiti, eh? Mi dia un calcio. Sì, pigliamoci a calci. D'accordo. Ora mi sento più tranquilla. Oh, brava. Beh, ora devo andare. Perché non esce dalla porta? Eccellente idea. Come sono felice. Oh, mi sento tanto meglio. E ora sogni d'oro, Cluny. Tutti d'oro. Fortuna che ci incontrammo in quella casa. Oh, come vorrei esserci ancora. Vorrei rimboccarmi le maniche, tirarmi giù le calze come quella prima volta. Bang, bang, bang. Beh, io me ne torno in camera ora a servirmi quel maledetto usignuolo. Buonanotte. Buonanotte. Bene, signora Maylie. Ha ragione, signor Siret, ma è difficile che una donna venga in campagna. Me l'aspettavo. Una donna senza il ben servito è uno straniero che non è neppure un diplomatico. Io esitavo a dirglielo, ma ora sento che devo. Quel signore straniero a cena si alzò e mi rivolse la parola. Oh, no! Sì, signora Maylie. L'ospite dei signori di Carmel mi parlò come a un suo pari. Buonanotte, signor Siret. Buonanotte, signora Maylie. Buongiorno, signor Beckins. Buongiorno. Buongiorno, Beckins. Buongiorno. Cluny. Oh, salve, signor Bilinski. Oh, come sei bella. Violette sul petto, rose sulle guance e un giardino sul cappello. Che succede? Non lo sa. È la tua festa. No. Non sarà la festa mia per caso. Oh, signor Bilinski, ma lei non sa che giorno è oggi? Ho perso il conto. È mercoledì. Ah, sì? Oh, signor Bilinski, oggi sono libera, dalle 3 alle 7. Oh, è vero, perbacco. Per questo il mercoledì mi piace tanto, dalle 3 alle 7.
4 ore tutte per noi, 240 minuti, e non pensiamo poi quanti secondi. Disdico tutti i miei impegni, anzi li ignoro. Cluny, il villaggio è nostro. Lei è molto gentile, signor Bilinski, ma io bisogna che le dica che è successo qualcosa. Cosa? La signora Meili soffre di reumatismi. E tu te li sei presi? Oh, no. È solo che se la signora Meili non mi avesse mandato in farmacia a prendere l'unguento, non avrei mai conosciuto il signor Wilson. Capita sempre così. Pensi un po', un ginocchio gonfio può cambiare tutta la mia vita. Come? Sei già a questo punto, Cluny? Ecco, non so. Lei che penserebbe se un signore l'invitasse al tè e a conoscere la sua mamma? Io non ci andrei. Ma ho già accettato. E ho agito per il meglio, credo. Ne sono certo. Il signor Wilson è il solo farmacista qui per miglia e miglia. Oh, è emozionante conoscere un uomo circondato da tante bottiglie e ognuno può dar vita o morte. Il signor Wilson mi ha detto che quando ci conosceremo meglio, forse mi farà vedere come prepara le ricette. Ma questo è in confidenza. Il tuo segreto morrà con me. Dunque, Cluny, la tua nave sembra giunta in porto. La birra che io volevo offrirti mi sembra svanita di fronte a tanti barattoli, bottiglie, fialette magiche. Beh, divertiti, mia cara. Grazie. Arrivederci, signor Bilinski. Addio, Cluny. Ecco, ed ora ricapitoliamo, signora Watkins. Rovescio il capo del giovane Riccardo e metta una goccia di astringente in ogni narice 3 volte al giorno. Miss Brown? È certo che le cura il raffreddore, signor Wilson. Signora Watkins, gli interesserà sapere che dopo l'uso di una bottiglia del mio bagno nasale, il marchese di Roccanera, un celebre oratore, riuscì finalmente a farsi capire nel suo discorso alla Camera dei Lord giorni fa, due scellini. Grazie, signor Wilson. Vieni, Riccardo. Buongiorno, Miss Brown. Buongiorno a lei, signor Wilson. Allora, Miss Brown, io gradirei un pasticcino o due. E lei? Idem. Vogliamo trasferirci nel salotto? Signor Wilson, non ha notato niente? Notato cosa? Come le sembra? Mi sono espresso in merito allora quando la vidi. Mi sembra intelligente. No, non mi riferivo a questo. Qui, il giardino sul cappello. Ecco, per me potrebbe andare, ma mia madre potrebbe giudicarle frivolo. Ah. Allora sarà meglio che me lo tolga. Oh, grazie, spero mi comprenda. Ah, sì. Dovevo contentarmi di essere intelligente. Oh, allora, vogliamo... Com'è bello qui! Non sarà il palazzo reale, ma è la mia piccola roccaforte. Forse troverò diletto da questo quadro, Miss Brown. È dipinto a mano? Povera pecorella, che brutta fine farà. Montoni. Anche egli è utile alla patria. Se io fossi pecora, sarei fiero di servire l'impero. Ed ora le interessa la nostra ubicazione? Sì, molto. Allora diamo un'occhiata alla carta della valle. Che meraviglia! Che battaglia c'è stata lì? Ecco, non precisamente una battaglia, ma una vittoria non di meno c'è stata. Qui io venio alla luce e qui... Noi ci troviamo in questo istante. E qui io intendo rimanere per il resto dei miei giorni. Qui, fra coteste mura. Oh, beato lei che ormai può stare tranquillo. Ma se la casa pigliasse fuoco... Oh, anche ciò è stato previsto. Non lo farà. Ho preso le dovute precauzioni.
Avrò già notato il parafulmine sul tetto, ultimissimo modello garantito, Excelsior. E se sarò mai allietato da piccoli Wilson, pregherò la mia signora di non dar loro mai fiammiferi. Non richiedo troppo, è vero? Oh no, mi sembra in meno che il signor Wilson possa chiedere alla sua signora. Ora chiama mia madre. Oh, ad ogni modo, qualora nonostante la mia cautela una conflagrazione avvenisse, la tranquillizzi il sapere che sono capo pompiere dei volontari vigili del fuoco a Miss Brown. Oh, signor Wilson, non è vero. È vero? Quasi vorrei un incendio pur di vederla in azione. Grazie, Miss Brown. Mamma? Mamma? Stava riposando. Mamma, vorrei presentarti la nostra ospite. E ora, Miss Brown, se lei me lo permette, suonerò qualcosa all'armonium. Oh, lei suona anche l'armonium? Quante cose sa fare lei, signor Wilson? Oh. Le lascio la scelta. Dolce Anna del Cuore o la preghiera di una vergine? Sono belle tutte e due. Scelga lei anche per me, signor Wilson. Allora magari Dolce Anna, poi la vergine si approva. Ci siamo, Miss Brown? Sono tanto contenta che l'abbia finita prima che suonasse. Oh, ma io l'avrei finita in ogni caso. Lei crede che io vada difilato dal cliente, non è vero? Perché non ci va? No, no davvero. È il privilegio di una ditta ben avviata come la mia di fare attendere il cliente. È così grato poi quando si arriva. Sono lieto che sia sensibile alla musica, Miss Brown. La sua musica mi ha dato una sensazione. L'ho visto con l'elmo da pompiere. Si arrampicava su per una scala per salvare un bimbo. Oh, era tutto così emozionante, bello. Grazie, Miss Brown. Oh, l'avevo dimenticato. C'è un cliente, vero? Mi scusi. Sì, in che cosa? Dica. Ehi! Che gente!
Mia madre ha gran simpatia per lei. Oh, ma come lo sa? Non ha detto una parola. Per l'appunto. Mamma non spreca parole in blandizie. Se parla è per correggere. Oh, anche a me piace sua mamma. Un paio di volte ho creduto che volesse sorridermi. Le piacciono le giovani che non si imbellettano il viso e, se posso permettermi, anche a me. A me non mi serve affatto. Sembro un mascherone. Lo sembrano tutte, ma non hanno il senno di avvedersene. Oh, è il signor Bilinski. Stasera, signor Bilinski. Ciao, Clooney Brown. Signor Bilinski, le presento il signor Wilson, il farmacista. Fortunato. Piacere. Il signor Bilinski sta su con noi al castello. Un amico o parente della signora Meli o del signor Sirrett, immagino. Oh, no. È ospite di Sir Harry e Lady Carmel. Sì? Comprendo la sorpresa del signor Wilson. Un ospite ignora di solito l'esistenza della servitù. È questo che la turba, signor Wilson, non è vero? Esatto. Noi ci comprendiamo, non è vero, signor Wilson? Grazie, signore. Ecco, vede, noi al castello non consideriamo la signorina solo come domestica. Noi siamo fieri della nostra Clooney e ci interessiamo molto di lei. E ancor più dei suoi amici. Naturalmente, capisco, signore. Oh, sono le 7, Miss Brown. Già, vola il tempo, vero? Oh, sì, vola. E dobbiamo volare anche noi. Arriverà un po' tardi. E non vorrei che la signora Meili giudicasse male me. Beh, allora scappo. Arrivederci, signor Wilson. Arrivederci, Miss Brown. Grazie tante per il meraviglioso pomeriggio e per la bella musica. Una compita giovinetta. Vorrei parlarle, signor Wilson. Sono ai suoi ordini, signore. Senta, Wilson. Penso che lei abbia pesato le sue intenzioni verso Miss Brown con la stessa cura con cui prepara una ricetta. Si rassicuri, signore. Io non inviterei mai una giovinetta a prendere il tè a casa mia solo per passare un frivolo pomeriggio. Bene. Ammetto che ero preoccupato per Clooney, ma lei mi ha tranquillizzato. Caro Wilson, lei non poteva prescrivere un sedativo migliore della sua persona. Oh, grazie, signore. Non c'è di che. Buonanotte, Wilson. Buonanotte, signore. Wilson. Comandi? Lei non beve, vero? Oh, no, signore. Bene. Siedi, Clooney. Ascolta bene. Io so che abbiamo un patto. Ora ti dirò che cosa sono i patti. Ci sono quelli che si mantengono e ci sono quelli che si sciolgono. Ora io, vedi, non ti dico di sciogliere il nostro, ma d'altra parte non ti propongo nemmeno di rispettarlo. Salve, Clooney. Buonasera, signor Bilinski. Non sono potuta venire prima. Siedi, Clooney. Come le piace, signor Wilson? La mia nave è davvero giunta in porto? Senti, Clooney, c'è l'oceano. E sull'oceano c'è una nave che sfida il vento e lotta con le onde. Non è il signor Wilson, ma in una quieta baia c'è una chiatta. Il suo motore è spento, i fumaioli non mandano fumo. Nulla riesce a smuoverla, né il vento né le onde. Quello è il signor Wilson. Come sono felice che le piaccia. Sapesse, signor Bilinski, quando ero nel suo salottino e tutto era così casalingo e familiare e il signor Wilson sedeva all'armonium, mi è venuto un nodo alla gola. Per la prima volta ho capito che cosa significa avere una casa. E poi sua madre si è messa a russare. Ti è piaciuto? Oh, non il russare, ma perché è una mamma. Sa, io sono un'orfana e non ho mai sentito la mamma russare. Ma ora sei felice. Non conta che questo. Oh, signor Bilinski, sono così egoista a parlare solo di me, ma sono certa che presto anche la sua barca arriverà.
Non pensare a me. E se non arrivasse, sono un buon nuotatore. Oh, mi dimenticavo la borsa dell'acqua calda, ma non credo che la voglia, fa caldo stasera. No, no, preferisco averla. Mi sento un po' gelato. Potrebbe far freddo più tardi stanotte. Grazie, Cluny. Grazie a lei, signor Milisi. Buonanotte. Buonanotte. Yes? Outrageous! Buongiorno. Buongiorno, Wilson. Professor Bilinski. Andrea, che cosa fa qui? Sgombravo la strada per il suo arrivo. Sono contento di vederla, Andrea. Come sta? Meglio ora che sono lontano da Londra. E Betty Krim? Non voglio più sentirne parlare. Non merita il tempo e il fiato che ci si spreca. Nessuna donna lo merita. Sono tutte impossibili, cretine, egoiste, idiote. Per Dio, la prima che mi si avvicina... Beh, fanno meglio a starmi lontane se pensano alla loro salute. Ha ragione. Le donne non valgono, se non come donne. Per Bacco, che pensiero, professore? Me lo voglio notare. Come sta? L'ho trascurata indegnamente. Che c'è di nuovo? Ha notato elementi sospetti? Qualcosa che sembri un nazista? Ecco, c'è in particolare una mucca pezzata che m'ha guardato storto una volta o due. Ecco, Bilinski. Scherza sempre quando è in pericolo. Ma ora ci sono io. A lei non importa la sua vita, ma a me sì. Io non ho altro da pensare. Ora potrò dedicarmi completamente a lei da oggi in poi. Davvero, professore, diventerò una peste, sa. E un giorno il mondo mi ringrazierà. Andrea, io la ringrazio fin d'ora. Ma se volesse darmi retta, ho già tentato di dirglielo infinite volte. Non sono in pericolo. Non è in pericolo? Ecco, naturalmente lo sono, ma... Ah, così va bene. Come tutti i miei connazionali. Come ogni inglese, lei, suo padre, tutto il mondo. Eh sì, certo. Ma non siamo tutti dei Bilinski. Lei è in speciale pericolo. Oh, Andrea, vorrei tanto farle questo piacere. Certo, ne ho passate tante prima di giungere in Inghilterra. Ah, me lo immagino. E so che forse ne passerò ancora, se mi pubblicheranno il mio libro, qui o in America. Chi causa il ritardo? Gli editori. Canaglie! Così vede, siamo in piena bonaccia in quanto a pericolo. Ora, perché non vogliamo approfittarne e riposarci? Che ne dice? No, non mi riposo. Scriverò un'altra lettera alla stampa. Bravo. No. No, farò l'aviatore. Meglio, faccia l'aviatore e voli sopra il giornale. Non dica niente a mamma. Non una parola. Ciao, tesoro. Ciao. Ciao. Ma è Betty Krim. Che cosa fa qui? È venuta stamane per un paio di giorni. Perché non me l'ha detto? Ma che gliene importa? Ha finito con le donne. Betty! Ciao, cara. Perché sei venuta? Tua madre mi ha invitato. E hai accettato. Non volevo rifiutare. Non ha senso. Ah, no? Ieri sapevi già che saresti venuta? Ma certo. Perché non l'hai detto? Ma tu non me lo hai chiesto. Potevo pensare che avessi il coraggio di venire dopo la nostra lite. Abbiamo litigato? Non rammento. Oh, questo è troppo. Tutta Londra ne parla. È stata una lite quella che non sarà dimenticata tanto facilmente. Ma a te che te ne importa? Niente. Non vuoi ammettere nemmeno che abbiamo litigato? Oh, non voglio dispiacerti, caro. Se mai dovessimo litigare ancora, ti prego di avvertirmi. Così dopo faremo una bella lunga chiacchierata. Oh, finiscila. A più tardi, caro. Su, bella, su. L'hai messa a posto, ragazzo. Se l'hai meritato. Pensi un po', un giorno qualcuno la sposerà. Un uomo per bene. Poveraccio. C'è un solo punto in sua difesa, che va bene a cavallo. Accidenti. Thank you.
Sì? Quanto ho perduto alle carte stamane? 3 sterline e 6 scellini, vero? Sì, credo. Ecco qua. 1, 1 e mezzo, 2 e 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un bravo ragazzo, Andrea. Ah, capisco. È venuto a fare l'elogio ad Andrea? No, sono venuto a parlare di Clooney Brown. Clooney Brown? Scommetto che non l'ha neanche notata. Può darsi. Permetta una domanda. Chi crede che abbia disfatto le sue 3 valigie, le 2 cappelliere e la valigetta? Chi ha messo via il sacco da golf e le racchette? Hm? Le fate? I gnomi? Gli spiriti? Ora capisco. Clooney Brown. Beh, a dire il vero, stavo proprio per suonare perché mi cavasse gli stivali. Oh, lo faccio io. Se ben ricordo, questa Clooney è una brava figliola, ma un po' chiacchierona. Le ha detto qualcosa di me? Oh, l'avrà detto di certo, professore. Ha parlato di tutto. Miss Cream, lei ha un modo incantevole di gettar fiori. Come se fossero mattoni. Mi piace. E sa andar bene a cavallo. Accidenti. Vogliamo tornare a Clooney Brown? Eh? Oh, sì, sì. Dunque, Clooney Brown vorrebbe andare stasera alla festa di compleanno di un suo amico. Ah, oh, che bellezza. Ora la situazione è come segue. La signora Maley e il signor Siret sono dispostissimi a darle il permesso. Ma allora tutto è a posto, no? Non tutto. Si ricordi che Clooney Brown è anche la sua cameriera. Dunque, ecco il problema, Miss Cream. Può lei infilarsi e sfilarsi i vestiti senza rompersi il collo? Non saprei dirlo. Ci provi allora, agnellino mio, dolcezza. E se dovesse rompersi il suo leggiadro collo, chiami Bilinski. Se mi promette di non venire alle mie chiamate, Clooney Brown può star fuori tutta la notte. Grazie, Miss Cream. È un piacere, signor Bilinski. Clooney, stasera sei libera. Oh, signor Bilinski, lei è un amico. Sa, non è soltanto il compleanno della signora Wilson oggi, ma le cose procedono bene. Davvero? Sì, davvero. Il signor Wilson ha parlato di me a sua madre. Oh, sono certo che lei approverà. Beh, comunque non ha detto di no. È molto incoraggiante. E il signor Wilson l'ha chiesto a sua zia, al signor Letterman l'avvocato e a tutti quelli a cui poteva chiederlo. E a te l'ha chiesto? Oh no, questo è il punto. Potrebbe farlo stasera o anche non farlo. E questa è l'emozione. Ah, è così romantico, Clooney. Mm-hmm. Signor Bilinski, io... Oh no, non posso dirlo. Cosa? Non avrai segreti per me, spero. E allora va bene. Ho fatto un sogno stanotte. Ma non lo dica al signor Wilson. Ti proibisce di sognare? Proibire? Oh no, ma il signor Wilson è così sensato e non credo che avrebbe nulla in contrario se io facessi sogni sensati. Ma ho sognato di lei. Clooney, davvero? Mm-hmm. Non hai idea com'era bello col turbante. Montato su un cavallo arabo bianco. Divorava il deserto. E mi ha preso su da terra e mi ha messo davanti a lei sulla sella. Come cavalcavamo bene. Dimmi, Clooney, ti ho portato alla mia tenda? Mi portava in qualche parte, ma ho fatto in tempo a ricordare il patto e mi sono presa a calci. E hai sciupato tutto il sogno. Signor Bilinski, mi avrebbe portato alla sua tenda? No, Clooney. Beh, lasciamo andare. Io non ho tenda, specialmente nel deserto. Ora sarà bene che tu scappi. Buona fortuna. Altrettanto. Mamma, amici, gli antichi romani usavano dire temporum tantur, sarebbe a dire i tempi cambiano. 65 anni fa mamma non era ancora qui e oggi essa è qui da 65 anni.
I tempora indubbiamente mi tanto. Grazie. Ma prima di esaminare questi 65 virtuosi anni, vada il mio grazie a tutti loro riuniti per questa gioiosa ricorrenza. Lei, signor Snaffle, signora Snaffle, Miss Snaffle, il signor Turpin, la signora Turpin e il signor Setman. Forse rileveranno che io sono reo di una omissione. Ma quando avranno udito ciò che io voglio dire, o meglio, annunciare, circa una giovinetta non troppo lontana, saranno d'accordo nel dire che a volte un'omissione è un'ammissione. Non sono stato io, eh? È lo scarico. Io non ho toccato niente. È lo scarico, mamma. Non si dice. Ma è vero. Siri, che sta zitto. Continuiamo. 65 anni. Dicevo. L'accomodo io. Come ho detto? Forse non lo sanno, ma mio zio è stagnaio. Mi bastano un martello e una pinza e l'aggiusto. Li prendo io, Miss Clooney. So io dove sono. Miss Clooney, voglio desistere. Oh, ma non è niente. Ci metto solo 5 minuti. E poi nulla disturberà il suo annuncio. Può esserci chi sa far la trippa con le cipolle meglio di me, ma chi mi sposa non avrà a preoccuparsi del gabinetto. Ecco qua, Miss Clooney. Se il gomito basteranno 2 botte, se no tenterò qualcos'altro. Regalo di compleanno a sua mamma, signor Wilson. Signora Wilson, io... Buonanotte, signora Wilson. Buonanotte. Buonanotte, signora Wilson. Mamma, cosa... Che è successo? Sta male sua madre? No. La mamma ha preferito ritirarsi. Santo cielo, com'è tardi. Sì, dobbiamo proprio andare. Sì, è tardi. Mille grazie per la deliziosa serata. Ma spero che sua madre non ne risenta, mio caro. Spero di no. Buonanotte, signor Wilson. 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 Grazie di avermi fatto guardare Clooney. Mi hai aiutato molto. Su, vieni, Arnaldo. Ho fatto qualcosa di male. Vorrei non aver visto ciò che vidi. Beh, io volevo solo essere d'aiuto. Preferisco non discutere, finché non sarà presentabile.
Che cosa si fa con una donna come lei? Ci si sente un idiota e ci si squaglia. E in fretta, professore. Una sculacciata. Questo ci vuole. Una buona sculacciata. Mi tenta molto. Ma purtroppo ho imparato a resistere alle tentazioni. Ed ora vuol portare i suoi istinti primordiali fuori di qui? Oppure devo gridare? Perché è così cattiva col mio amico Andrea? Ah, capisco. Questa volta si tratta dell'amico Andrea. Io credevo che fosse in visita personale. E certo che non sia così. Miss Cream, lei per me non ha alcuna attrattiva. Nulla. Davvero? Quel colorito roseo, quegli occhi azzurri, quelle spalle tornite, quei... Beh, le assicuro che per me contano poco. Quanto poco? Non molto. E perché si è pettinato con tanta cura? E puzza come una bottega di parrucchiere? Allora? Già, sono io, vero? Temo di sì. Devo essermi impiastrato i capelli. Di solito non lo faccio. Ma perché l'ho fatto stavolta? Già, perché? Sarebbe un problema interessante per un psicoanalista. Avrei giurato di venire qui soltanto ad intercedere per un amico. Ora, è mai possibile che mentre prendevo la brillantina, negli abissi del mio subconsciente, bramassi tutt'altro? Betty, comincio ad avere dei seri dubbi. Io bramo che lei esca. E non lo bramo col subconsciente. Va bene, buonanotte. Betty, ma perché è cattiva con Andrea? Io grido. Perché gridare? Svegliare la casa, spaventare tutti. Non è capace di pensare ad altri che a se stessa. Non ha mai desiderato dunque di rendere felice qualcuno. Potete andare. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, Miret. Che cosa è successo? Ah, mi rincresce. Stavo cercando il bagno e ho sbagliato porta. E perché si è portato i libri? Già, perché mi sono portato i libri? Sa che sarebbe un caso interessante per un psicoanalista? Avrei giurato sono che... Sono desolata, Lady Carmel. La porta si è aperta. Ho creduto che fosse un ladro e ho gridato. Già, è facile in una casa così grande sbagliare porta. Dio mio, che serata emozionante. Buonanotte, professore. Buonanotte, Lady Carmel. Le mie profonde scuse. Buonanotte, Andrea. Andrea, promettimi di tornare subito a letto. Capito? Va bene, mamma. Buonanotte. Posso entrare mia casa? Ma certo, Lady Carmel. Rimettiti a letto, Elisabetta. Sì, Lady Carmel. Senti, cara, tu dovresti sposarti. Lei crede, Lady Carmel? Senz'altro, mia cara. Sì, Lady Carmel. Intendi sposare Andrea? Sì, Lady Carmel. Allora sarà bene che tu glielo dica, perché è molto nervoso. Glielo dirò domani. Grazie, Elisabetta. Adesso dormi. E domani parleremo a lungo, specie dei giardini, perché si progettano con 3 anni di anticipo. Sì, Lady Carmel. Buonanotte, cara. Buonanotte. Oh, there you are. I want a word with you, Belinsky.
Sit down, have some breakfast. I don't feel like breakfast today. Sit down anyhow. I want to talk to you man to man. Ha visto Andrea stamane? No. Allora avrà una sorpresa. Vedrà che roba. Davvero? Belischi, quello non è più un ragazzo. È un uomo fatto, d'improvviso. M'ha fatto prendere un colpo. Siete la gente più cara del mondo. E sa di chi è il merito? Di quel tipo che lei evita. Che vuol dire? Ma sì, come si chiama? Hitler. Santo cielo! Che altro è successo stasera? C'è la guerra? No, ma Andrea dice che ci sarà. Perciò stamane è entrata in camera mia e mi ha detto mi arruolo nell'aviazione. E non fa storie perché ho già deciso. Non mi aveva mai parlato così. Ah, oh, aviatore. Ho voglia di far colazione. Senta, queste voci di guerra sono tutte frottole, vero? No, Sir Henry. Conosco Hitler. Ha già scritto un libro, no? Già. Un gran successo, vero? Grandissimo. E allora che altro vuole? Perché non si va a godere i soldi in campagna? Se vuol sapere il perché, Sir Henry, legga il libro. Una specie di manuale di vita all'aperto, no? Come si chiama? È il mio campo. Già. Un manuale di vita all'aperto. Lo sport dal punto di vista tedesco, non dal vostro. Sir Henry, la guerra ci sarà, è inevitabile. Allora sono contento che Andrea si arruoli. I Carmel hanno sempre fatto il loro dovere. Ogni uomo d'onore lo fa. Arriveremo in fondo. Li faremo vedere noi. Fa piacere vederla irritato, Sir Henry. Rimanga così e tutto andrà bene. Enrico, hai mai visto rose così? Buongiorno, professore. Buongiorno, Lady Carmel. Buongiorno, Bischi. Buongiorno, professor Bischi. Buongiorno. Oh, professore, sa la bella notizia di Betty e Andrea, vero? Può congratularsi con noi, ci siamo fidanzati. Quante cose sono successe da ieri sera, Adam, e noi dormivamo come due bambini. Vi auguro ogni bene. Siete due fortunati. Grazie, professore. Sono contento che sia successo mentre ancora sono qua. Lady Carmel, stavo per cercarla. Parto. Come? Chi parte? Io, Sir Henry. So che sembra un po' brusco, ma devo tornare a Londra. Un caso urgente. Ma poi ritornerà subito qua, Adam. Vorrei che fosse possibile, Sir Henry. Ritornerà, vero? Enrico, tocca al professore decidere. Ci rincresce molto che vada via. Anche a me, Lady Carmel. Accidenti, mi ci è voluto tanto tempo per imparare a dire Belischi, ed ora che so dirlo... No, Adam, è proprio un egoista lei. Professore, desidero parlarle. Andrea, ti prego. No, 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 ha ragione Andrea, dagli una bella strigliata, insegnagli a vivere. È quello che intendo fare. Professore? Lei non cercava il bagno ieri sera. Lei non ci crede? Non ci ho creduto ieri sera, non ci credo ora. E neanch'io ci credo. Ma Andrea, se le dicessi che io sono entrato da Miss Cream ieri sera per... In vestaglia? La sua vestaglia. Non importa. Va bene. Dimentichiamo la vestaglia. Niente affatto. Vestaglia o non vestaglia, se le dicessi che entrai da Miss Cream ieri sera soltanto per parlarle di lei, lei ci crederebbe? E lei? Io no. Ma è così? Professore. Sì, caro. Professore, io la rispetto molto come scrittore... Come filosofo, come storico. Grazie. Ma ora la prenderò a pugni. Beh, leviamoci questo pensiero. Sì, subito. Un momento. Vogliamo spostare quel vaso? Ah, sì, è il preferito di mamma. Che pensiero gentile. Ma le pare. Pronto? Sì, amico mio. Bene. Da un minuto. Quanto le debbo? Ma non lo so, non ha importanza. Sì che ha importanza. Se qualcosa dovesse accaderle, voglio sapere quanto le devo. Dunque, mi prestò 20 sterline a Londra? Non ci pensi più. Ma che razza d'uomo crede che io sia? Non pensare alle 20 sterline e alle 4 che mi prestò dopo e ai 3 scellini che trovai nel suo smoking? Vogliamo chiarire questa cosa o no? Senz'altro. Ma si ricordi che io parto handicappato. Dover colpire un uomo che mi ha prestato 24 sterline e 3 scellini mi demoralizza. È pronto, sì o no? Sì, sono pronto. Ma voglio essere leale. Non è che io voglia spaventarla. Ma è giusto che lei sappia
che io ero campione dei pesi leggeri della Cecoslovacchia. E lei è giusto che sappia che ero campione dei pesi medi di Oxford e di Cambridge. Pesi medi, eh? Fa caldo, vero? Piuttosto. Scusa, Betty, ma è una cosa che non ti riguarda. Ma, Andrea Carmel, cominciamo già con i segreti? E questa è la vita in comune che avremo? Tesoro, ti prego, abbi fiducia in me. Tesoro, ma se mi fido oggi dovrò continuare a fidarmi e non è pratico. Su cosa nascondi dietro la schiena? Forse trovi stupido che io presti 50 sterline al professore. Stupido? Dagliene 100, 200, 300. Ehi, un momento. Io voglio bene al professore, ma dopo tutto è entrato in camera tua. Oh, meno male che l'ha fatto. Se non avessi gridato ieri sera non saremmo fidanzati. Sei sempre così a posto che sarei morta zitella. Hai ragione, Betty. Siamo troppo educati. Non sappiamo agir male al momento giusto. Ho detto e ripeto che in Inghilterra ci vorrebbero molti bilischi. Mi pare che uno basti. Andiamo, tesoro. Brown sta peggio. Dice che ora è nello stomaco. Dice che se fosse un dolore come quando si mangiano troppi dolci, non le importerebbe niente. Ma dice che è come inghiottire un rospo. Ho capito, Weller. Andate a rifare i letti. Sì, signora. Brown non doveva uscire ieri sera. Doveva essere licenziata da tempo, quella povera porcellana nelle sue mani. Però bisogna dire che è pulita e volenterosa. Non voglio essere duro, signora Maley. Non dico che ruppe apposta le ali del cupido, ma le ruppe. Le ruppe, signora Maley. E i trofei da caccia del padrone? Non dimenticherò mai il giorno che spolverò via l'occhio sinistro del cervo. No, signora Maley. Essa non è nata con l'intuito e il talento della cameriera. Quanto è vero, signor Sire, quanto è vero. Ci si nasce oppure no? Ricordo che da bambina solevo dire alla bambola: Vossignoria ha suonato, desidera il tè, milady. Signora Maley, 15 anni fa, quando la vidi per la prima volta, asportava le briciole dal letto di Lady Carmel con tale religione, una per una. Compresi subito che c'era la scintilla. Grazie, signor Sire. Ma la prego, signora Maley. Buongiorno. Buongiorno, signore. Buongiorno, signor. Scusate se disturbo. Sono stato al villaggio a far spese. Vengo a salutarvi. Io parto. Ah, davvero, signore? Ci mancherete, Sire. A me e al mio vestito. E molto anche. Era finito e gli avete ridato vita. Gli avete ridato la dignità di una gloriosa vecchiezza. Vi ringraziamo. Per voi, Siretto. Grazie, signore. Devo farle la valigia. Oh, vi sarei molto grato. Questo è per lei, signora Maley. Grazie. Grazie, signore. Dov'è Clooney? Ho un ricordino per lei. Brown è indisposta. Oh, nulla di serio, spero. Oh, no. Temo che quella festicciola l'abbia stancata. Ho capito. Non trova che è fortunata? Non capita spesso una persona del suo stato, un uomo come il signor Wilson? Già, altro che. Un uomo come il signor Wilson. Gliela chiamo, sono certa che sta meglio. No, prego. Non la chiami. No. È meglio così. Vuole avere la bontà di darle questo per me? E le dica per piacere che sono felice che la sua nave sia in porto. E che le auguro bon voyage con tutto il cuore. Bon voyage. Glielo dirò. E se mai dovesse essere triste, le dica di chiudere gli occhi e di dire conigli alle rape. Se ne ricorderà, signora Maley, vero? Se mai fosse triste, deve chiudere gli occhi e dire rape ai conigli. Oh, no. Conigli alle rape. Conigli alle rape. Va bene, signora. Addio, signora Maley. Arrivederci, signora. Arrivederla, Lady Carmel. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, professore. Andrea. Arrivederci.
Arrivederci. Arrivederci. Senta un po', Adam, noi ci scriveremo, vero? Ma certo. Ma non quelle misere letterine tipo ciao, come stai? Roba sostanziosa di almeno 5 pagine che dia soddisfazione. Senz'altro sarebbe. A proposito, qual è il suo indirizzo? Oh, basta. Bilinski, Londra. Aggiunga se crede fermo posta. Lì son conosciuto. Non lo dimenticherò. Arrivederci. 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 Persona per bene. Grand'uomo. Fermo posta. Così grato per ogni attenzione. Come amava quell'usignuolo sotto la finestra. Signor Bilinski! Signor Bilinski! Dov'è il signor Bilinski? È andato via ora. Oh, non ho potuto neanche salutare. Guardino che cosa mi ha dato. Calze nere, di seta, con i piedi di seta e il di sopra di seta. Signor Bilinski! Signor Bilinski! Sono così belle. Ma perché non mi ha salutato? Lo sa che forse non ci rivedremo più. Sì, sì, lo so, Cluny. Oh, ma è orribile a pensarci. Sì, è orribile. Ma come sta il signor Wilson? Oh, sta meglio. È stato male? No, era sottosopra per sua madre. Che cosa aveva? Era sottosopra per me. Signor Bilinski, ne ho fatto una grossa ieri sera. Erano tutti scandalizzati. Il signor Snaffle, la signora Snaffle e soprattutto il signor Settiman. Che hai combinato, Cluny? Lei sa come adoro il mestiere di mio zio. Non posso star ferma se c'è un guasto. Così anche ieri sera. Ora ha ragione il signor Wilson. Vede, signor Bilinski, un uomo non sposa una stagnaia. Il signor Wilson mi fece un lungo discorso e poi mi disse quel che pensa di me. Una parte in latino. E disse che con la sua posizione sociale non può permettersi una moglie che si lascia andare così e tanto meno per un lavandino. Fu quando batté il pugno sul tavolo. Lei penserà che ora sia finito tutto fra noi. Neanche per sogno. Il signor Wilson è molto generoso. Domanderà a sua madre di rimettermi alla prova. È buono, vero? Non si può chiedere di più. Sicché, se tutto va bene, potrò ancora sperare di diventare la signora Wilson. Cioè, se io non mi lascerò più andare, e glielo assicuro, farò ben attenzione d'ora in poi. Non si può essere così e avere un posto al mondo. Entra. Entra. Fermo posta. Ah, aspetta una lettera? Sempre. È questa la meraviglia del fermo posta. Le lettere ci arrivano a migliaia, a milioni anzi. Saluti da tutto il mondo. Ci sono passata tante volte e non ci avevo mai fatto caso. Mi fa vedere tutto diverso. E fra tanti milioni di lettere ci potrebbe essere un messaggio per
per noi qui. Può essere una delusione, ma potrebbe essere una buona notizia. Forse viene dall'America. Signor Bielinski, ma in questo io che c'entro? Clooney, se fossi molto ricco, ti costruirei un palazzo incantato con le più complicate tubature che tu possa sognare. E un giorno, nel bel mezzo del più elegante ricevimento, ti offrirei un martello e direi: signori e signore, Madame Clooney Bielinski metterà adesso i tubi al loro posto. Madame Bielinski? È come signora Bielinski, vero? Levati quella brutta cuffia. Levati quel grembiule. Non ti farò mai più servire tre pasti al giorno. D'altra parte potresti non averne tre al giorno, a volte forse solo uno. E a volte forse solo nessuno. Non importa, perché stiamo sempre insieme, signor Bielinski. Per premio mangeremo tre volte al giorno, dall'antipasto allo spumante e i cioccolatini. Ma tu sai che mi hai combinato? Volevo scrivere un libro. La moralità contro gli espedienti. Con fortuna avrei potuto guadagnare appena tanto da vivere, ma ora sai che cosa farò? Scriverò un bel romanzo. Un romanzo giallo. Un romanzo giallo? E di che tratterà? Un delitto. Hanno ucciso un uomo. Chi è l'uomo? Un uomo ricco. E sia, che serve ammazzare un poveraccio. Ah, come hai ragione, vedi come si lavora bene insieme? Chi l'ha ucciso? Chi è stato? Per 365 pagine non lo saprò neanch'io. Ma quando a pagina 366 lo verrò a sapere, resterò di stucco. E con me milioni di altri. Clooney, faremo quattrini abbastanza per due. Signor Bielinski, e se poi diventassimo tre? Allora scriverò il seguito. Ma poi perché limitarci? Ne scriverò una serie. Oh, signor Bielinski, lavoreremo notte e giorno.